L'azienda è arrivata in Slovacchia nel 2001, io poi sono arrivato poco dopo nel 2002 in Slovacchia. Erano anni di grande fermento, anni in cui si stava decidendo l'ingresso della Slovacchia nell'Unione Europea, che poi è avvenuta nel 2004. Era un po' il momento in cui c'era la possibilità di questo sviluppo ad est, che tante aziende hanno fatto, dalle grandi alle piccole o medie. Questa è stata un po' la nostra idea di posizionarci in un punto chiave. Noi serviamo diversi clienti nell'ambito del packaging, tra cui la Whirlpool, Panasonic ed altri. Siamo una realtà di circa 35 persone, tutti locali. Abbiamo avuto in questo un ottimo impatto con mondo slovacco del lavoro e quindi con le persone. Non era tanto un paese da conquistare come prodotto, ma su cui esportare quello che è il know-how, le capacità italiane, questo è quello che avevamo. Ma soprattutto era un po', l'ambito in cui i fermenti di sviluppo erano più forti e quindi consentivano questo andare avanti, che è poi il pane di ogni azienda, perché bisogna su questo reinventarsi e svilupparsi.